quotidiano stamattina diceva, forse proprio il Corriere della Sera, non ricordo chi fosse il giornalista, ma ha detto da ieri mattina alle 11 tutta Italia, caro, è così. Perché da ieri mattina, da quando abbiamo saputo questo, che abbiamo avuto un po' di anni fa, mattina, quando chiamate io corro perché a Bologna. Allora io ieri volevo parlare tutto, in lacrime. Sì, ero molto triste anche oggi, sai, così incredibile. Questo ragazzo aveva seminato bene, molto bene, questo è il resto del Carlino di... Se non... Riesci sempre a dire delle cose che ci toccano. Un'amica, io sono sempre buona. Alle 11 è partita da Losanna, dove era stata portata ieri, e sta ricordano Lucio, parliamo del tuo rapporto di grandissima amicizia. Lui addirittura nell'ultimo disco, dice Paolo e Vittorio Taviani, lui è firmato tuo fratello Lucio, per cui era l'altro fratello, un ricordo, bellissimi autori, e noi siamo davvero orgogliosi di avere. Vengo a te, che l'era sua abitudine, perché e questi pezzi nuovi, insomma, lui era molto tecnologico, aveva uno studio dentro la sua base. Poi vorrei anche oggi parlavamo un pochino, lui veniva da Bologna. Davvero straordinario. Ironico e profondo allo stesso tempo, dei pezzi proprio di filosofia. Ancora a parlare di Lucio. Sì, cambiamo pagina e andiamo... Troviamoci in quegli anni, era pensare a quello di 50 anni, vedere queste immagini di questa... Sofia Loren mi ha mandato un pensiero con una... ...di Calabria ora e gli altri, stavi dicendo, Piero? Ecco, questo è il ricordo, insomma, sicuramente Lucio Dalla era davvero molto, molto amato dai suoi concittadini, abbiamo sentito prima che ci hanno raccontato. Amicizia, grazie Paolo di essere tornato, e Gigliola Cinguetti, ora nel servizio che abbiamo visto, che ha detto una città silenziosa, no? In fondo Bologna è cacciarona, è una città allegra, la gente è sempre sorridente e sempre allegra, per cui un pezzo di città comunque rappresenta la Bologna. Voi vi siete incontrati nel primo Sanremo di Lucio, nel quando lui è presente apparentemente sgraziato. Più belle collaborazioni, perché lui ha collaborato con grandi amici prima di tutto, perché lui collaborava, ecco, vediamoli insieme. Grazie. No, stavo dicendo che io ieri e anche oggi, insomma, ho letto alcune dichiarazioni di colleghi, amici, insomma un po' tutti, da Vasco, dicendo, cioè da parte anche del mondo vostro, grande affetto, grande... oggi ho letto una dichiarazione di Fiorello, sorridendo, perché lui era così, hai ragione Fiore, e probabilmente dobbiamo... Però c'è un fatto, che noi da ieri siamo tutti davvero un po' più tristi. Grazie a tutti. Noi ci vediamo lunedì, ci vediamo lunedì. Buon weekend e ciao mammina mia.